So pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Cari amici degli spettatori di Manfredonia TV, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Culturalmente Impegnato. E questa sera continuiamo il grande percorso di Culturalmente Impegnato con delle personalità uniche nel nostro territorio di Manfredonia. E abbiamo intervistato a gennaio Erma Piacastriota, la violinista di Manfredonia, e quest'anno oggi continuiamo con un appuntamento davvero molto speciale. Avremo una delle più brave e più conosciute attrici sipontine, un'istituzione del teatro di Manfredonia. Qualcuno in questi giorni, all'uscita della nostra notizia che Dina doveva essere qui per un'intervista, hanno scritto: scrivi Dina Valente e leggi Teatro Sipontino. E infatti proprio avremo negli studi di Manfredonia TV Dina Valente, la grandissima attrice e regista sipontina che dopo 48 anni di carriera racconterà con noi attraverso dei filmati. È un po' di storia, perché riassumere 48 anni di carriera sicuramente è molto complicato, ma a grandi linee tracceremo la carriera di una grande professionista dell'arte e della cultura che si è distinta anche a livello regionale e nazionale. Tutto questo, quindi un appuntamento speciale dedicato a questa grande attrice sipontina, prima di un servizio che annuncia l'uscita del film dedicato alla storia e alle canzoni di Matteo Salvatore, che verrà presentato il 5 aprile 2014 a Bari al B-Fest della mostra e della premiazione del cinema indipendente di Bari, dove verrà presentato Prapata Pumpa Pumpa Pa, il nuovo film di Cosimo De Meno D'Amato e Marcello Corvino, con la produzione di Promo Music, per raccontare la storia e le canzoni di Matteo Salvatore, un progetto che aveva visto già protagonista Manfredonia con Lucio Dalla e tantissimi altri protagonisti per raccontare l'anima tormentata di Matteo Salvatore, uno dei cantori della musica popolare pugliese. Tutto questo subito, immediatamente qui a Culturalmente Impegnato. Poi dopo la sigla comincia Culturalmente Impegnato con l'appuntamento speciale dedicato a Dina Valente. Verrà presentato ufficialmente sabato 5 aprile dalle ore 20:30 in anteprima mondiale alla quinta edizione del B-Fest, Bari International Film Festival, il film documentario Prapata Pumpa Pumpa Pa, l'omaggio a Matteo Salvatore, diretto da Cosimo Damiano D'Amato e prodotto dalla Promo Music di Marcello Corvino in collaborazione con il Comune di Manfredonia. Il film continua il grandioso omaggio per il cantautore di Apriscena avviato il 13 settembre 2011 con lo spettacolo Il Bene Mio, scritto e diretto da Cosimo Damiano D'Amato, che cantò quasi 10.000 persone in piazza Papa Giovanni XXIII a Manfredonia. Da questo straordinario documento parte il viaggio del grande Renzo Arbore, che narra il talento di Matteo Salvatore, figura indiscutibilmente legata alla nascita della musica popolare del Sud. Il documentario vede Renzo Arbore che racconta questo grande artista naif, alternando il suo racconto, registrato da Apriscena, con alcuni contributi video inediti che vedono il cantautore folk esibirsi dal vivo negli anni 90 al Teatro Abelliano di Bari. Il documentario racconta la straordinaria vita di questo grande bardo sregolato, una vita costellata dalla miseria e dalla fame, una vita vissuta fra le due grandi guerre, una vita terribilmente magica e misteriosa. I racconti di Renzo Arbore verranno inoltre arricchiti dalle immagini dello spettacolo Il Bene Mio, una vera e propria meraviglia, uno spettacolo che rispecchia lo stile del teatro canzone, di narrazione, che riscopre veri capolavori della musica popolare. Grandi artisti in scena per raccontare Matteo Salvatore, da Marco Alemanno, Moderno Aeda, che racconta la vita di Matteo Salvatore e costruisce un tessuto intrigante con le sue canzoni, arrangiate meravigliosamente dalla virtuosa violinista e cantante Herr e riproposte in una scena, versione moderna, con la magistrale band Fame Nera, assemblando così un musical teatrale convincente e appassionante. Inoltre tantissimi artisti in scena per interpretare le canzoni di Matteo Salvatore, come Monio Badia, Teresa De Sio, Lunetta Savino, Erika Mu, Vito Signorile, Savino Zaba e grandi Renzo Arbore e Lucio Dalla. Infatti uno dei protagonisti di questo ambizioso progetto fu proprio Lucio Dalla, che sposò l'iniziativa dal primo momento, un grande personaggio della musica italiana in scena per raccontare Matteo Salvatore, che per lui rappresentava in poche parole l'anima del Sud, considerandolo un grande protagonista della musica folk, capace di provocare e denunciare attraverso le sue melodie. Il film riporta attraverso la musica, le parole e le storie di Matteo Salvatore i colori e le emozioni che appartengono a questa terra, la Puglia, una terra terribilmente magica e maledetta, magia che si ritrova in maniera esplicita nelle canzoni di Matteo Salvatore. Thank you.
got your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Just think of all the happy times we'll have and smile, yeah, that's the style. What's the use of worrying? It never was worthwhile. So pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Cari amici telespettatori di Manfredonia TV, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Culturalmente Impegnato. Venerdì puntualissimi dalle 20.30 per una nuova puntata del rotocalco settimanale di Manfredonia TV che si occupa di arte, cultura e di informazione culturale. Questa sera avremo un appuntamento speciale dedicato ad un artista sipontina molto molto apprezzata anche a livello cittadino, regionale, ma anche a livello nazionale. Proprio ieri il quotidiano di Foggia, che da sempre ci aiuta nella condivisione delle nostre notizie sul programma in onda su Manfredonia TV, scriveva: leggi Dina Valente e scrivi teatro sipontino. Quindi immaginate anche la presentazione che ha fatto il più grande quotidiano che abbiamo nella provincia di Foggia su una grande artista che ho il piacere e l'onore di avere qui negli studi di Manfredonia TV. E come l'avete capito sicuramente anche dai nostri notiziari, dai nostri comunicati stampa, abbiamo l'onore di avere negli studi di Manfredonia TV la veterana e forse la regina del teatro di Manfredonia, Dina Valente. Buonasera Dina Valente. Ciao, buonasera. Non è giusto dire la regina era soltanto nella pizza. Però lei veterana, sì. Veterana sì, però per molti nostri concittadini davvero lei rappresenta forse l'istituzione teatrale della nostra città, 48 anni di carriera fino ad oggi, quindi certo. una bella presenza sul campo con tantissimi lavori che sono stati davvero recensiti, ma anche hanno ottenuto critiche davvero molto molto positive che hanno permesso a Dina Valente anche di diventare un'attrice a livello nazionale. Dopo davvero ne vedremo. Purtroppo non possiamo riassumere 48 anni di carriera perché sarebbe davvero molto complicato, però cercheremo di tracciare un po' gli elementi significativi della lunga carriera di Dina Valente all'interno di questo appuntamento speciale dedicato alla grande attrice sipontina. E quindi vorrei cominciare subito, perché la sua carriera comincia nel 1966, e vorrei cominciare subito chiedendo a Dina quando è nata la passione per il teatro. Beh, la passione per il teatro posso dire che è nata con me. Forse ce l'avevo già nel DNA, perché ho cominciato a recitare a 8 anni con mio padre, che all'epoca scriveva anche lui ed era un regista affermato. E dopo il liceo classico ho incominciato a dedicarmi quasi interamente al teatro. Ho interpretato il mio primo ruolo importante, quello di Gigliola nella Fiaccola sotto il Moggio di D'Annunzio, per la regia di un carissimo, stimatissimo e bravissimo regista, il caro Giuseppe Brigida, che mi ha dato l'occasione, appunto, lui credeva molto in me e insistette con mio padre perché io partecipassi a questo lavoro, che non era semplice, era una tragedia, e fu proprio il lavoro che mi lanciò. Infatti vorrei chiedere subito alla regia di farci vedere queste foto che noi abbiamo preso dal libro dedicato a Giuseppe Brigida, questo grande regista sipontino, edito da Andrea Pacini Editore. E qui stiamo proprio vedendo nel 1957 la Fiaccola sotto il Moggio di Giuseppe Brigida, con la regia di Giuseppe Brigida. Facciamo scorrere le varie immagini che ci sono qui in questo libro, e c'era anche proprio un articolo dell'epoca che derivava dal Messaggero della Puglia, che il 29 ottobre del 1966 titolava: fra gli attori e fra gli interpreti ha reso a meraviglia il personaggio di Gigliola la brava Dina Valente, che ha riscosso applausi anche a scena aperta. Un debutto davvero importante e difficile, che venne comunque apprezzato dai concittadini ma anche dalla stampa regionale. Quindi qual è stata l'emozione di calcare il palcoscenico con una commedia e comunque con un lavoro teatrale molto molto importante e molto difficile da interpretare? Beh, con grande emozione naturalmente.
ma siccome la passione era talmente grande che mi faceva superare questa emozione, io quando sono sul palco non vedo più niente, penso soltanto a quello che c'è dentro di me, quello che deve uscire. Infatti poi con Giuseppe ho fatto anche l'antenato. Poi su questo secondo lavoro sì, che hai fatto con lui. E per un po' di anni poi ho continuato a recitare testi di autori impegnativi come Pirandello, Jean Cocteau, André Roussin, Noël Coward, Benfield, De Benedetti, Alejandro Casona, Francis Weber, Coward, Noël Coward, Dario Fo, Manzari. E sono passato poi sotto la regia di mio padre, perché siccome lui ha continuato a fare la regia era più giusto che continuassi con mio padre. Certo. Però ricordo sempre le parole che mi diceva Giuseppe quando veniva a vedermi. Dice: io posso anche criticarti se qualcosa non va, però quando entri sul palcoscenico tu riempi la scena da solo. Sei unica. Infatti queste furono proprio le prime parole alla... E lei diceva, sì, alla... lei disse, e quelle mi sono rimaste nel cuore, anche perché io volevo molto e voglio ancora molto bene ricordo di Giuseppe Bellini. Possiamo dire che forse è stato proprio il tuo padrino, il tuo colui che mi ha scoperto e mi ha lanciata e ha creduto in me, e gli sarò sempre riconoscente. Comunque con un lavoro non di certo semplice, poi portare in scena. Era una tragedia, quindi è tutto, era recitata tutta in versi, quindi. Poi comunque fra i lavori in lingua che io ricordo con molto affetto e particolarmente c'è Ragazze d'autunno, che mi ha permesso di vincere il primo premio come migliore attrice protagonista al Festival Nazionale di Perugia. È stata una grande occasione. E l'altra commedia, Lui, lei e la suite di Neil Simon, con la quale ho partecipato al Festival Nazionale di Viterbo e ho ricevuto il premio speciale della giuria. E infatti, quindi noi vogliamo cominciare a vedere, perché la nostra conversazione verrà intervallata da alcuni video di repertorio, e guardiamo proprio Lui, lei e la suite di Neil Simon con la compagnia di Dina Valente. E c'è anche Tonino Pesante. Con Tonino Pesante e Dina Valente. Fonderò questa porta! Cosa dici? No! Lasciami! Togliti, per favore! Abbiamo già provato una dolcezza! Adesso sfondo la porta! Nancy, sto arrivando! Arrivo! Chiamo un dottore! Lo sapevo! Nancy, non posso più entrare! Perché mi sono rotto un braccio! Vuoi muovere almeno le dita? Oh, sei contenta adesso? Tua madre ha una casa distrutta! E io ho un braccio fratturato! Non è fratturato, puoi muovere le dita? Sì. Puoi muovere le dita? Sì. E allora dammi $5, devo comprare le case e dammi $5! Non arrabbiarti, ma non li ho! Come non li hai? Non hai nemmeno la tua carta di credito! Ma cara, questo vestito è noleggiato! Oh, la mia calza! Nascondi le gambe dietro ad una di quelle piante affittate! Ed ora cerca di aiutarmi, perché fra poco chiameranno qui e chiederanno della sposina e vorranno sapere ovviamente da me dove trovarla, da me. Ecco, sono loro, rispondi per favore. E dove è finito? Me. Risponda, avanti, risponda. E che cosa gli dico, che cosa mi invento? Non lo so, ma mi verrà in mente qualcosa parlando, su. Prendi tempo, mi raccomando, prendi tempo. Pronto? E lei, signor Eisler? Sì. Ah, è sicuramente un gran giorno. Sì, scendiamo fra un istante. Ma sei impazzita! Ma perché l'hai detto così? Ti avevo detto di guadagnare tempo! E quello che ho fatto in 2 minuti, che cosa pretendevi? Non cambierai! Ai, perdi sempre la testa! Ti fai sempre prendere dal panico! Ogni volta che c'è un piccolo problema perdi la testa e ti fai prendere dal panico! Agitare il tuo braccio fratturato sotto il naso. Servitene per far uscire tua figlia da quel maledetto bagno. Oh. Nancy, è il tuo papà tesoro che ti parla. Se hai un problema, devi solo aprire questa porta e ne parliamo. Ecco.
Nancy, non te lo chiederò un'altra volta, perché mi sono stancato, sta per scapparmi la pazienza. Ora conto fino a tre. E in nome di Dio, ti avverto che nel momento in cui dico tre, è meglio che questa porta sia aperta. Uno. Due. Tre. Dove abbiamo sbagliato? Non abbiamo sbagliato. Sotto aspettano che scenda per sposarsi e lei si è barricata nella toilette. Abbiamo sbagliato. Va bene, se questo ti fa felice, abbiamo sbagliato. Uno lavora, si sacrifica, spera, sogna per tutta la vita un giorno come questo e poi basti qui che nella porta di un bagno e tutto svanisce. Ma perché? Perché? E smettila di accusarti. Non è colpa tua. Ma non è me che sto accusando. Io ho fatto del mio meglio. Che cosa intendi dire? Che io non avrei fatto del mio meglio? Non ho detto questo. Io non so il tuo meglio qual è. Hai fatto del tuo meglio? Ho fatto del mio meglio. E io ho fatto lo stesso. Abbiamo fatto del nostro meglio. Non è colpa nostra. È quello che avevo detto. A meno che è uno di noi. Ma basta, basta! D'accordo. E ora che facciamo? Ah, non lo so. Troverai tu una soluzione. Io sto per avere un infarto. Va bene. Non c'è quella cosa da fare. Scendere e dirglielo. Dirglielo? Ma digli che cosa? Che cosa intendi dire? Non lo so. Ma quella gente ha diritto a una spiegazione. E si sono messi tutti in ghingheri. Ma come tu vorresti far sapere a tutti che mia figlia, anzi, tua figlia, si è chiusa nel bagno e non intende uscirne per andare a sposarsi? E che altro dovrei fare da contare delle barzellette? Lo scopriranno prima o poi, non credi? Oh, sai che cosa credo io? Io credo che se lei non uscirà entro 5 minuti, noi ce ne andremo dalla porta di servizio e ci trasferiremo a Seattle, Washington. Perché non avrò più coraggio a farmi vedere in questa città come questa. Succedeva che la figlia di questi due personaggi doveva sposarsi, avevano affittato una sala dell'albergo, avevano speso tanti soldi e la figlia si era chiusa nel bagno e non voleva più uscire per andare a sposarsi. E quindi loro passano tutti quei guai per convincerla. Per convincerla. Sicuramente quello che abbiamo notato, i nostri concittadini conoscono e vedono molte delle tue commedie, però quello che abbiamo notato anche in questi pochi secondi è la naturalezza degli attori, quindi è una cosa... recitavi assieme a Tonino Pesante, sì, in una totale naturalezza, che credo che sia una cosa molto importante per è la cosa più importante per me, la naturalezza nella recitazione, l'affettazione, quei movimenti un po' troppo
troppo, concitanti, non mi vanno. Per cui io dico ai miei attori, siate voi stessi, dovete entrare nel personaggio ed esprimere quello che sentite. Quanto tempo, per esempio, ci vuole per realizzare una commedia curata nei minimi particolari come siamo Di solito 3 mesi, anche perché noi non possiamo fare le prove tutti i giorni, né stare molto tempo, perché quasi tutti gli attori sono sposati, hanno figli, hanno il lavoro, quindi noi strappiamo quell'ora e mezza di tempo, e quindi minimo ci vogliono 3 mesi. Però qualche volta sono stata fortunata, quando qualcuno scrisse che Dina Valente era finita perché aveva perso tutti i suoi attori storici, io in quel periodo ho portato avanti 3 commedie in una sola volta. Perché poi diciamo che ti sei anche ci sono stati dei nuovi attori, quindi giovani che si sono uniti a questo gruppo che è diventato storico, ovvero il Teatro Stabile Città di Manfredonia, che hanno seguito una delle figure fondamentali per il teatro sipontino, che è Dina Valente. Sì, si arricchisce sempre di più, però ci sono sempre gli attori storici, ce ne sono alcuni che hanno cominciato con me dall'età di 13 anni, 15 anni, continuano a recitare con me ed è una cosa bellissima. Poi ogni anno, quando qualcuno vuol venire nel mio teatro, è sempre il benvenuto. C'è sempre una porta aperta. Abbiamo detto, partendo prima da questo importante lavoro, Dina Valente non si è limitata solo al vernacolo o ai dialetti, al dialetto napoletano o altri dialetti, ma ha presentato al pubblico sipontino davvero dei importantissimi lavori. Abbiamo visto Pirandello, ma anche D'Annunzio, quindi dei grandi lavori per il teatro sipontino, che poi hanno girato, sono stati davvero protagonisti anche in diverse occasioni a livello nazionale. Quindi certo, io ho cominciato a scrivere anche in dialetto e l'ho fatto per non dimenticare e non far dimenticare soprattutto ai giovani la bellezza, gli usi, le tradizioni di cui è ricco il popolo manfredoniano. E il nostro dialetto infatti è molto espressivo e colorito, e potrebbe sembrare un qualcosa di limitato forse a un ambito strettamente locale, invece la realtà non è questa, perché essendo il dialetto manfredoniano molto vario, e siccome si rivolge e coinvolge un pubblico molto vasto e molto vario, è cultura, secondo me, cultura nel senso più ampio della parola, per cui il dialetto va portato avanti, va fatto conoscere soprattutto ai ragazzi, e io l'ho fatto sia nelle scuole, quando ho insegnato nelle scuole, e continuo a farlo anche nel teatro. Certo. Difatti io recito e faccio recitare soprattutto nel dialetto antico. Quindi per un sì, per far ricordare un valore, certo, cioè per un valore aggiunto alla nostra città. Anche perché se l'attore è bravo e dice "Vecchio sopra l'ascr", sì, e fa il segno, così si capisce che è il terrazzo. Se dice "Pigli un scatolone di latte" e prende la tazza del latte, si capisce comunque, no? Ecco perché preferisco usare i termini di una volta per non farli andare nel dimenticatoio. Quindi anche un'importanza storica e culturale per numerosissime capolavori che avete portato, che davvero ogni rappresentazione c'è un... È una storia. Infatti il primo lavoro che io ho portato in scena è Usun de Carmenil. Molto, molto carino, molto comico, molto bello. Infatti noi adesso vedremo questo breve tratto da questa commedia di Dina Valente, che ottenne anche numerosissimi premi, ricordando sì, ad esempio nel 1984 per 3 anni consecutivi avete partecipato al Festival Provinciale del Teatro Popolare Down, e davvero primo premio per il miglior attore protagonista ad Antonio Potito, primo premio per il miglior attrice protagonista Assunta Radogna, poi secondo premio per la regia, terzo premio per attrice comprimaria e poi anche un bel premio per la compagnia intera come certo. Primo posto, quindi tanti premi, riconoscimenti e premi per questo lavoro di Dina Valente, che adesso vediamo. Quindi il primo importante segno della cultura anche popolare sipontina all'interno del grande lavoro di Dina Valente con Usun de Carmenil. Caldo, papà, perché fai così? Mamma, tu che ne pensi? Parla per i quadri in briecca.
Se parla. Forse un bel bucchino di vino, papà. Sì, su, papà. Dica, ha detto. Non venga con stai cielo fino a qua. Porta non vedi. Ma... Se qua. Quando dico che fino a cosa vai a pepa. Porta non vedi. Ma è buono, Luca. Ma... Oh, sì, perché... Sì. Io qua ancora mi bene a piedi. Sì, ti taglio di. Beh. A qua come ne. E chi ci permette di alzare la Cristo, lo piglia a calcio in giro qui. Eh sì, in realtà Carmenil spacca mondagna. Guarni, finisce da quando il Vergine di Cristo so causa muzica in capelli in ustano. Assortiti! Niente di meno, annieno un po' che devi a me. Madonna, se ci pensa faccio una farola qua fa. Beh. Io va che si per aprire. No, ma io ci calmi. Che ci fosse un bacciuto l'avrà a me. Boh. Chi ho detto che sono bacciuto? Yes! Mi nuoro l'ha detto tu. No, tu giù. Non giurare che te li senti. Sintemi buono, Giovanni. Sbalanza le orecchie. Io non so né pace e manco un briglio. Mi nuoro. Stecono un po' che sotto la sepa per la fortuna che mi capite. Ma faccio no, a ricordo che se sono andato a volte che le rutelle fare posta, te faccio il culo mi vino a prista, te faccio appello a appello, tu sta brutta cosa non la manca pensiero. Ma io non la penso. Bugiarda, tu sei convinto che io so pace, sì, perché se no io, ma domani arresti, che mette fatti ti dice una rutelle che mette pigliette. Sgraziata fraccia da fatente! Allora tu si chiusseva di me! Quando finisce, se no quando è Vergine di Cristo mi faccio pigliare per faccia la verità! No, ma per faccia, ma faccia perché io! Se non dici che te ne ha fatto, gli dici ma l'ha. Ma! L'hai disprechito! Oh, ma no! Tutto qua! Tutto qua! E se invece ti dici, niente vinto, l'hai disprechito tu stesso! Mariola! E se invece di vinto, ne hanno 50, 100, l'avrei sprecato per tutto qua! Di no, la voglia sono maturato e sprecato! Sono Mariola! No, 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 no. Come ti trovi in questa casa? Beh, veramente signora, sì, io... Sì, lo so che il patrono non è molto gentile con te, ma non è a lui che devi dare evidenza. In questa casa sono io che comande e a me fa molto piacere tenerti al mio servizio, per cui cercherò di farti avere anche un argomento, che ne dici? Un argomento, non comprimere. Ah, un aumento! Oh, merci madame, merci beaucoup! Addirittura. Oui, madame. Hai finito di scrivere quella poesia che stavi scrivendo per me? Oui, madame, appena posso ve la faccio sentire. No, me la fate sentire adesso, appena appena. Oui, madame, un petit peu? Écoute-moi. Mio dolce uccellino! Mato! Mon chéri, mon bichou, con un flor vorrei dirti, je t'aime mon amour. Oh, come siete poeto! Avete studiato da poeta, è vero? Oui, madame, modestamon, sono autodidratto. Oh, come siete! Usun de Carmenil, il primo lavoro in vernacolo manfredoniano scritto e diretto da Dina Valente, come fa l'effetto di rivederti dopo tanto tempo per questo primo lavoro? Poi davvero ce ne sono stati tantissimi altri, quindi l'esordio. Vedo che sono invecchiata, purtroppo. Comunque l'arte non invecchia mai, almeno certo. Quella. E poi ho avuto un'altra grande passione, quella per il dialetto e gli autori napoletani. Infatti ho rappresentato commedie di Scarpetta, Peppino De Filippo, Semi Fayad, Olimpia e Gaetano Di Maio, Vincenzo Salemme e il grande, grandissimo Edoardo De Filippo. Difatti l'ultima in ordine di tempo è stata Filomena Marturano, che ho rappresentato al Teatro San Michele e poi a Foggia. È una commedia che io sento
sento e amo in particolar modo, perché forse mi sento una mamma a 90 gradi, ed è la commedia che mi ha dato le più grandi soddisfazioni, perché oltre a commuovermi io ho commosso il pubblico. Infatti, una commedia che dopo molto tempo il Teatro Stabile della città di Manfredonia ha voluto riportare, questo grande capolavoro del teatro classico napoletano. E volevo anche così dire ai nostri telespettatori che immaginate, nel 1995 Dina Valente riceveva la nomination per la migliore interpretazione a livello nazionale di Filomena Marturano per il premio Fitalia organizzato dalla FITA a Pescara. Quindi anche un riconoscimento stimatissimo, perché il personaggio principale di Filomena Marturano è un personaggio intenso. Quindi... Ma è il più grande riconoscimento, me lo dà il mio pubblico. Il tuo pubblico. Sì. Okay. Perché l'ho rifatta tre volte, me l'hanno richiesta sempre, quindi l'ho fatta l'ultima e spero proprio l'ultima. L'ultima volta, sì. L'ultima volta, per, sì, speriamo per Filomena Marturano, sì, speriamo sì. Di rivederti in tantissime altre commedie. Quindi noi guardiamo questo terzo capitolo della storia di Dina Valente, che si intreccia anche con i grandi classici del teatro napoletano. Quindi a voi Filomena Marturano. Voglio, voi siete uomini, state mi a sentire, caccia sta gente, o mondo con tutte le leggi e con tutti i diritti, o mondo che si difende con la carta e con la penna, Domenico Soriano è l'avvocato, e caccia sta anch'io, Filomena Marturano, che è la caleggia sua e che non sa per chiangere, perché ha gente. Domenico Soriano me la ritta sempre, avesse visto mai una lacrima rinda a chi l'occhi, e io senza chiagne, poverino, l'occhi mio sono asciutto come all'esca. Voi, ma siete figli? Filomena! Ma chi sei tu, che mi vuoi vedere di uscire i figli, mica non so figli? Avvocato, questa legge d'omone mi permette, no? E siete figli? E io sono Filomena Marturano e non ho bisogno di parlare. Voi siete giovinotti, avete intiso parlare di me, e me non ha già dicere niente, ma fino a quando tenevo 17 anni, sì. Avvocato, e sapete chi li vasci, i bassi, a San Giovannielle, Virgine, a Furcelle, e Tribunale, o Pallunelle, nero, affumicato, ad una stagione non si respira calore perché la gente è assai, e viene o freddo fa sbattere i denti, ad una non c'è sta luce, manca a mezzogiorno, io parlo napoletano, scusate, dove non c'è luce nemmeno a mezzogiorno, chi ne è gente, ad una è meglio freddo con calore. In Danuvascia e Chil, o Vigre Saliborio, c'è stai vica famiglia mia. Quando ero? Una folla. Io a famiglia mia non so che fine ha fatto, non lo voglio sapere. Non mi ricordo, sempre che faccia avutare, sempre in orto l'uno con l'altro. Ci coricavano senza di buonanotte e ci cetavano senza di buongiorno. Una parola buona, mi ricordo che mi ha ricetto padre. Quando mi ricordo, tremmo molto tanto, tenevo 13 anni, mi ricetta, ti stai facendo grosso, e a casa non ci sta che mangiare, sai, e ho calore, a notte quando si inserrava che la porta, non si poteva respirare. La sera ci mettevamo attorno a tavola, uno piatto grosso e non saccio quando forchetta. Forse non ero vero, ogni volta che metteva la forchetta rindo piatto, mi sentivo guardare, pareva me l'avesse rubato chi lo mangiava. Teneva 17 anni, per strada passavano le signorine vestite bene,
con belle scarpe. E io guardavo, passavano sotto il braccio dei fidanzati. Una sera, un treno a compagni di amici, che manca conoscete talmente se avevo vissuto buono. Già. Forse allora mi pareva più bello tutte cose. Mi ricetta, tu così sei combinato. Vieni come ando, vieni. Così. Schifo. Non dormetto tutta notte. E conoscetta a te. Là, ti ricordo che la casa mi pareva una reggia. Tornai da sera vicolo Saliborio. O cuore mi sbatteva. Pensavo, non mi guarderanno più in faccia, mi metteranno fuori la porta. Nessuno mi disse niente, anzi, chi mi deve la seggia, chi mi accarezzava. E mi guardavano come uno superiore a loro che ha dato soggezione. Solo mamma, quando aietta a salutare, teneva gli occhi chinerati. A casa mia, non ci tornai più. Non l'ha già accesa i figli. A famiglia, e ci ha già pensato per 25 anni, e va già cresciuto, va già fatto uomo, ha già rubato isso per crescere. Bene, abbiamo visto l'interpretazione molto molto sofferente, anche proprio c'era passione, c'era cuore all'interno di questa Filomena Marturano. Ti volevo chiedere, quando sei sul palco e reciti, cosa succede? Qual è l'emozione, qual è il sentimento che c'è in quei precisi secondi sul palco? La prima cosa, mi batte forte il cuore, poi mi manca la saliva e devo fare uno sforzo immane. Però e ogni volta, è sempre come se fosse la prima volta, sono passati tanti anni, ma ogni qualvolta io calco il palcoscenico, mi sento piccola, ho sempre paura di sbagliare e penso che forse questo sia un incentivo a fare meglio, perché se un attore o un'attrice si accontentano di quello che hanno fatto, secondo me non crescono mai, invece bisogna crescere con gli autori, con i personaggi e con se stessi. Crescere con se stessi, come poi il tuo gruppo di lavoro fa ogni giorno, perché come già ci hai detto prima, devono essere naturali, quindi certo. Si devono sentire come davvero nella maniera più naturale possibile, coltivando sempre la passione per il teatro e per la cultura, che poi sperando formi comunque dei cittadini culturalmente impegnati, come poi si chiama il nostro programma. Noi ci lasciamo per un po', quindi andiamo in un break pubblicitario, perché come già detto prima, in questa rapida carrellata per scoprire e ripercorrere un po' la grande carriera di Dina Valente, che si sviluppa per quasi 48 anni, sono tanti 48 sono tanti, anni. Sono tanti anche i miei anni. Sì, sicuramente anche quello. Però io sono orgogliosa di quello che ho fatto. Beh certo, 48 anni di una splendida carriera che è anche difficile da ricordare, perché ci sono stati così tanti premi. Tanti, sì, tanti. Anzi, ti dirò che non ho soltanto fatto l'attrice, forse tu sei molto giovane, non lo sai, ma io ho presentato quasi tutti gli spettacoli e le manifestazioni di Manfredonia, il Veglioncino dei Bambini, i 20 minuti col tuo carnevale, la sfilata del carnevale, dei carri, il galà dei parrucchieri, dei sarti, la musica lirica. Di lirica, la musica classica, ho fatto di tutto. Nel curriculum di Dina Valente davvero c'è di tutto e speriamo forse un giorno di scrivere, qualcuno scriva un libro sull'attività di Dina Valente. Perché quando davvero sarò morta forse lo faranno. Adesso le soddisfazioni non sono poi tante, ma io sono sicura, quando si muore allora si riconosce l'arte e i sacrifici che una persona ha fatto per Manfredonia. Però io credo che la cittadinanza davvero dimostri, voi per ogni commedia fate quasi 5 giorni e sì, il pubblico è sempre davvero molto attento e poi in delirio alla fine, perché
gli spettacoli sono sempre davvero magistralmente diretti, magistralmente grazie, interpretati grazie. Da tutti i vostri attori, quindi Dina Valente però è anche amata, cioè sempre sì. quell'invidia certo. di qualcuno, però Dina Valente rimane amata, l'abbiamo vista anche in queste ore che hanno saputo della sua intervista qui a Manfredonia TV, e quindi Dina Valente rimane un personaggio amato. Grazie. Uno dei personaggi davvero, una delle figure artistiche più importanti per la nostra cultura e per la nostra arte, Sipontina. Ci vediamo fra pochissimo, dove scopriremo un profilo forse più a rilievo nazionale della nostra bravissima attrice Dina Valente, dove vedremo alcuni pezzi di fiction e di film molto noti al grande pubblico italiano. Fra pochissimo qui a Culturalmente Impegnato. So pick up your troubles in your rockin' bag and smile, smile, smile. Bene, cari amici telespettatori di Manfredonia TV, bentornati in questo appuntamento speciale per ripercorrere un po' la splendida carriera di Dina Valente. Abbiamo visto, tracciando dei segmenti, quindi partendo prima dai grandi capolavori del teatro nazionale, poi passando al teatro invernacolo, quindi una commedia che è stata proprio scritta da Dina Valente, poi abbiamo finito con Filomena Marturano, questo grande classico del teatro napoletano. E adesso volevo anche un po' con voi e con Dina approfondire un aspetto che semmai non abbiamo, non vediamo sul palcoscenico, ma abbiamo visto sul grande schermo, perché Dina Valente è stato sul grande e piccolo schermo, perché è stata protagonista di alcuni celebri film e anche serie TV, docufiction e alcuni cortometraggi che l'hanno vista protagonista anche sì. in questi tempi. Cominciamo con il primo. Sì, sì, 10 anni fa poi è arrivata la mia grande occasione. Sono stata tra i protagonisti del film L'amore ritorna di Sergio Rubini, e recitare con attori come Sergio Rubini, Fabrizio Bentivoglio, Michele Placido, Margherita Bui, Giovanna Mezzogiorno, Mariangela Melato, Antonello Fassari è stata veramente una grande soddisfazione, veramente grande. Mi hanno trasformata, mi hanno fatto diventare bruna, all'epoca mi hanno invecchiata molto sì. di più, ingrassata, perché dovevo essere una donna di umili origini. Eri la mamma proprio di Fabrizio Bentivoglio, sì sì. E pensare che ho rinunciato per 3 volte ad andare a fare i provini, perché pensavo prenderanno proprio a me, non è possibile. E in quel periodo io stavo partecipando al Festival Nazionale di Foggia, regionale di Foggia, e quindi non volevo disperdere le forze. Poi hanno insistito, sono andata a fare il provino, e appena ho fatto il provino mi hanno detto venga domani che la presentiamo a Rubini. E sono andata lì col cuore che mi batteva forte, tremavo, mi ha fatto fare 2 scene e poi ha detto finalmente ho trovato la protagonista, quella che farà la parte di mia madre. E così è cominciata questa grande avventura a Foggia, Cinecittà, poi in provincia di Bari. E poi sono in seguito sì, vogliamo partecipato... vedere proprio qualcosa sì, di questo Amore Ritorna. Sì, va bene. Dai, vediamo questo qualche clip dell'Amore Ritorna, questo bellissimo film di Sergio Rubini del 2004, dove si racconta, dove si narra una storia, e Dina Valente era una delle protagoniste assieme, come già abbiamo detto, grandissimi noti del teatro, del cinema italiano, per una pellicola che ha riscosso un grandissimo successo a livello nazionale. Qui a Culturalmente Impegnato guardiamo queste clip dall'Amore Ritorna con Dina Valente. E va bene, mamma, come vuoi tu, come vuoi tu. Se torna domani dovremo cominciare con una scena semplice, così non si stanca. Vediamo un po'. Scusa, mi passi il pegno? Sì. Senti questo abbraccio. Adesso deve abbracciare forte forte la macchina. Mi raccomando. Questa è un'emergenza.
Ci dobbiamo adattare. Ed è per questo che c'ho l'angoscia. Perché mi sento che sta qua intorno. E chissà che cosa mi voleva dire. Povera cugina mia. Bene, Dina. Poi è seguita la partecipazione ad una puntata della fiction Il giudice Mastrangelo, La sposa sirena, dove ho recitato con Diego Batantuono e Amanda Sandrelli a Lecce, con la regia di Enrico Oldoini. Anche questa è stata una bella esperienza. Una bella esperienza. Sì, ho avuto la possibilità di conoscere Lecce, una città bellissima, il regista che era molto, molto alla mano, e mi sono divertita. È stata una piccola partecipazione, ma anche quella significativa, perché poi tutti hanno potuto apprezzare davvero a livello nazionale il talento e la bravura di Dina Valente. Ti volevo chiedere come, diciamo che la recitazione dal teatro alla fiction e anche nei film cambia, quindi com'è stato approcciarti con una recitazione un po' diversa? Beh, io preferisco sempre il teatro, perché nel teatro, anche se sbagli, sono fatti tuoi, puoi anche sbagliare. Nel cinema si ripete fino a che poi magari non sei più tanto spontaneo, tanto naturale. Però è un'esperienza anche quella. Io sinceramente preferisco il teatro. Interagire con il pubblico è una cosa veramente bella, ti dà un'emozione molto più forte. Ti dà anche una grinta, una carica. Il cinema e la televisione sono più fredde, mi danno meno emozione, forse mi danno più popolarità, ma mi danno meno emozione, almeno a livello personale. Diciamo che il contatto con il pubblico Il contatto con il pubblico è meraviglioso, ti avvicina a lui, ti fa sentire il suo amore, il suo calore, ed è sempre una cosa molto molto bella. E quindi vediamo anche una clip dal Giudice Mastrangelo, questa serie famosissima italiana, andata in onda dal 2005 al 2007 in onda sulle emittenti di Mediaset, con Diego Batantuono, e qui vediamo proprio la nostra Dina Valente che realizza e interpreta una parte all'interno di questa del Giudice Mastrangelo. Pippo, mio fratello, come sta? Ma chi è stato? Ma com'è potuto succedere? Oh, Madonna Santa! Madonna Santa! Io lo sapevo che questa storia andava a finire male! Lo sapevo! Quale storia, signore? Che cosa andava a finire male? Signora, mi aiuti a capire cosa è successo a suo fratello? È cominciato tutta quella notte, quella maledetta notte. Quando hanno sparato agli inglesi. Pip, ma che sta succedendo? Sì, fatti gli affari tuoi. Sei tornata alle vie, hai dormito là. Ma che vuoi sapere, eh? No, ti ho detto state zitta e basta. Fammi pensare. No, e che diventa a casa mia, un albergo a 3 stelle? Vieni, mangi, te ne vai, comandi, torni. E mai che mi lasci un centesimo che uno, eh? Allora non hai capito niente. Se mi va bene una certa cosa che dico io, te lo compro veramente l'albergo a 3 stelle, altro che sta baracca. Ti copro i soldi, Marie. Parola di Pippo Santeramo. Ma che vai dice? Pippo, non ti mettere nei guai. Che guai? Lo so, io sta nei guai. Chiunque ti chiede qualche cosa, tu non sai niente. Stanotte io ho dormito qua e da ieri pomeriggio non mi sono mosso di casa, hai capito? Ma che sta succedendo? Hai capito, no? Ho capito, lasciami! Che mi fai male!
Bene, anche questa è una partecipazione significativa che aggiunge, come possiamo dire, una grande partecipazione al tuo curriculum, perché una fiction così seguita da numerosissime persone è una bella soddisfazione da aggiungere, certo, sicuramente alla biografia e al curriculum di un'attrice così stimata come Dina Valente. Grazie. Continuiamo. Ho anche partecipato sia a dei cortometraggi. Allora, L'uomo che viveva nell'ombra con Gerardo Placido per la regia di Anna Rita Caracciolo, poi ho fatto Cari loculi di Gennaro Pesante con Filomena Trotta, Robinuccio con Vittorio Tricarico, ci siamo divertiti tanto, eravamo marito e moglie, è stata una cosa molto divertente anche perché mi è molto seguita il Muccio De Santis, Muccio De Santis con il suo Muduccio. E poi ho partecipato anche a un lungometraggio molto significativo, un po' improntato su un miracolo fatto da Padre Pio, Una vita nel mistero, scritto e diretto da Stefano Simone. Sì, è stata anche una bella esperienza. Adesso vedremo questo ultimo capitolo della tua lunga carriera che ti ha visto anche protagonista, come già abbiamo detto, di numerosi cortometraggi e anche lungometraggi. Questo però è un, possiamo definirlo un film che ha davvero riscosso molto successo e ha dato anche una popolarità a Stefano, perché è stato il suo primo lavoro impegnativo. Molto bello. Tu eri con Tonino Pesante. Con Tonino Pesante. E raccontavate una storia vera. Una storia vera e una storia importante. Molto importante. È stato bello recitare con Stefano, con Tonino, c'era anche con i tecnici, c'era un bellissimo affiatamento. Quindi vediamo anche Dina Valente alle prese con Una vita nel mistero, la protagonista femminile di questo lungometraggio realizzato da Cosimo Simone, che un po' è incentrato anche su fenomeni legati alla devozione di Padre Pio, quindi un cortometraggio che poi ci vede anche protagonisti come pugliese, come religiosi e come amanti di Padre Pio. Quindi vediamo qui Una vita nel mistero, questa breve clip dal film di Stefano Simone. Come ti senti? Sempre peggio. Stanotte ho fatto dei sogni assurdi, inquietanti. Ho dormito poco bene anch'io. Oggi pomeriggio vado dal dottore. Magari può darti qualcosa di più forte per i dolori. No, ormai non c'è più niente che si possa fare. Non è così. Hai subito da poco l'ultimo intervento. È normale che ti senti scoraggiata. I dolori passeranno. Non sono scoraggiata. Sono rassegnata. Accetto ciò che mi sta accadendo. Accetto la volontà del Signore. Si risolverà tutto. No. So di avere un tumore, anche se nessuno ha mai voluto dirmi la verità. Non dire così. È la volontà del Signore, Angelo. È un tumore maligno, lo so. Mi resta poco tempo. E voglio viverlo con te, felicemente. Mentre eri via stamattina è successa una cosa stranissima. Che è successo? Ho sentito prima dei rumori, poi il telefono ha squillato molte volte. Ho risposto, ma non era nessuno. Ho avuto paura. Cosa c'è? No, niente. Hai sentito quel che ho detto? Sì, ma forse era qualcuno che voleva scherzare. Sei stato dal medico? Sì. Allora? Guarda qui. Beh.
Bene, è anche questo un tassello che si è aggiunto alla lunga attività teatrale di Dina Valente. Come abbiamo visto, non ti sei fatta mancare davvero nulla. Sì, ho scritto anche due commedie musicali per bambini. Cenerella, povera e bella, che ha partecipato al Festival Nazionale dell'Antoniano di Padova, e Cappuccetto Rosso, che è stato rappresentato in molte scuole di Manfredonia. Quindi davvero tutto, commedie musicali, sì, commedie, sì, no, in vernacolo, grandi capolavori del teatro, teatro in vernacolo napoletano, poi film, cortometraggi. Ma se c'è la passione, c'è la passione. C'è la passione. Io ho sbagliato professione. Oddio, non rinego quello di moglie e madre, perché è la professione più bella del mondo. E poi anche i miei figli e mio marito mi hanno permesso di lavorare, altrimenti non avrei potuto fare niente. Però questo con tanti sacrifici da parte mia e da parte loro. Però oggi sono soddisfatta di quello che ho raggiunto. Sì. Una famiglia che anche ti ha sempre supportato, sempre, certo, anche tuo marito è sempre, sì, al tuo, sì, fianco nella preparazione anche delle commedie. Due figli miei hanno intrapreso la stessa carriera, uno Antonello, ora è a Milano, però per anni ha partecipato a trasmissione Canale 5, Rete 4, Rai 1, Rai 2, faceva l'imitatore, ha vinto parecchie manifestazioni. E il piccolo Alessandro, che recita anche con me in quest'ultimo lavoro, di, sì, infatti fra poco ne parleremo, sì. Quindi davvero una famiglia dove scorre il teatro. Beh, nelle vene scorre. Mi diceva mio marito, se ti rompono un braccio invece del sangue c'è scritto teatro. Prima di, sì, presentare l'ultimo lavoro e l'ultimo esperimento di Dina Valente, che andrà in scena dal 7 all'11 aprile presso il Teatro San Michele di Manfredonia, vorrei far vedere un po' delle foto a Dina. Chiederei alla regia di farci vedere delle foto qui in sovraimpressione sui nostri schermi di Manfredonia TV, che rappresentano un po' una festa del teatro per, sì, Dina Valente, sì, organizzata, sì, sì, dal Comune di Manfredonia, al Teatro Comunale Perotto, il 3 giugno del 2007, dove si celebravano 40 anni di attività di Dina Valente. Attività. È stato un regalo bellissimo che mi ha fatto il Comune, soprattutto la dottoressa Anna Ciuffreda, l'assessore Paolo Cascavilla, il sindaco Paolo Campo. È stata una festa bellissima dove mi sono commossa perché c'erano quasi tutti i miei attori e quasi tutte le compagnie di Manfredonia. E poi c'erano tanti amici, ad esempio il Gruppo Arte Popolare San Michele. C'erano tutti, Vittorio, c'era Cosimo Severa, c'era Antonio Del Nobile. I Forbicioni. C'era il Gap San Michele, i Forbicioni, non so se li ho nominati tutti, ma c'erano tutti. Ed è stata una festa veramente bellissima, che la porterò sempre nel cuore finché campo. Diciamo che il primo grande riconoscimento per questa grande artista. Infatti stiamo vedendo proprio la festa del teatro per Dina, il Teatro Comunale Perotto. E andiamo proprio all'ultimo lavoro in successione di tempo. Quanti lavori realizzate con il Teatro Stabile Città di Manfredonia all'interno di un anno? Mediamente. Tre. Quindi, sì, come già ci hai detto prima, tre. Ci vogliono tre mesi di preparazione, quindi, sì, siete impegnati. A volte due, dipende dal tempo, però di solito ne faccio tre. Di solito si realizzano tre all'interno del Teatro Stabile Città di Manfredonia, e proprio in questi giorni si, sì, aprirà il sipario su una commedia che è stata presentata quasi 29 anni fa. È, sì, stata scritta dalla stessa Dina Valente con Stefano Nenna. A questo proposito vorrei dire che lo facciamo anche in ricordo di questo grandissimo, amatissimo amico nostro, un grande attore, un grande uomo, sensibile, bravo, che è venuto a mancare troppo presto, purtroppo. Io ho recitato con lui 20 anni fa, interpretavo io la parte di sua moglie. Quest'anno invece la interpreta Filomena Trotta, e nella parte che allora era di Stefano c'è Tonino Vairo. Bravi, bravissimi anche loro. Però un ricordo speciale a Stefano, dunque tu sarai sempre nei nostri cuori. Bene, dopo quasi, come già abbiamo detto, 29 anni, perché la prima fu nel 1985, sì, di questa commedia a Foggia. E vorrei anche ricordare, per citare proprio tutti i premi, alcuni dei premi, perché ci sono... Ricordi ancora tutti i premi?
che sono... No, non li ricordo. Se vieni a casa ho un po', diciamo, le... Perché una cosa secondo me impensabile ricordare tutti i premi, perché abbiamo cercato di citare alcuni, ma davvero sono così tanti. Ma uno degli ultimi è stato il premio Massimo Troisi al Galà delle Stelle per un'interpretazione di Filomena Marturano. Uno dei tanti, uno largo dei... sì, più, ce ne sì, sono tanti, davvero tantissimi. E infatti proprio con questa commedia Dina Makhetinp avete vinto sempre a Foggia in questo grande concorso a livello nazionale il primo premio per la regia, il primo premio per il miglior attrice, il primo premio per la miglior attrice non protagonista, il secondo premio per la scenografia, per i costumi, secondo premio per attore, per il testo, per l'attrice cabarettista, davvero di tutto. E poi anche il trofeo Proloco di Foggia quale migliore compagnia. Avete vinto di tutto in quegli anni. Mi ricordo una delle attrici che recita Angreso, Teresa Grieco, che vinse il primo premio come migliore attrice caratterista, che non riusciva ad andare sul palco perché le tremavano le gambe. Un premio speciale della giuria fu anche dato a Denzo D'Ambrosio, grandissimo Bebè Le Rouan. Quest'anno invece lui non c'è perché fa il medico a tempo pieno, però io lo ricordo sempre con tanto affetto. E poi tanti, tantissimi premi, Tonino Potito, il primo premio per la regia, per il testo, le scene, i costumi. Insomma, abbiamo fatto un'incetta di premi, sì. Quest'anno la riproponiamo proprio per un po' in ricordo di Stefano e un po' perché ce l'hanno richiesta e quindi... Infatti, se vogliono venire dal 7 all'11 presso il Teatro San Michele, credo che davvero il pubblico sipontino non mancherà questo appuntamento, che possiamo dire forse un'abitudine. In alcuni anni il Teatro di Rina Valente è un'abitudine per forse anche salutare, un'abitudine salutare Io per i cittadini. Sono felice anche perché dopo di me sono sorti tanti gruppi amatoriali e questa è una cosa molto bella, perché chiunque fa teatro e lo fa con amore e con passione fa una cosa molto bella culturale, toglie tanti ragazzi dalla strada, dà una possibilità di sfogo a tante persone ed è un momento di, come dire, di associazionismo, un momento bellissimo e io sono contenta che dopo di me sono sorti tanti altri gruppi teatrali e tutti molto bravi. E tu, come già abbiamo detto, sei stata un po' l'artefice di tantissimi talenti che poi hanno, come già hai detto tu prima, percorso delle strade alternative al Teatro Stabile della Città di Manfredonia. Certo, ma è normale. Da una madre nascono i figli devono camminare con le loro gambe. Quindi sei comunque orgoglioso? Certo, certo. Pensa che uno dei miei attori oggi è direttore al Banco di Napoli, Nicola Ciliberti, e mi dice che continua a fare teatro, è una cosa bellissima. Una passione che poi in quel gruppo così saldo, unito come il Teatro Stabile della Città di Manfredonia, davvero si respira a 360 gradi questo amore per il teatro. Noi siamo quasi in conclusione del nostro appuntamento, una rapida carrellata per descrivere, l'abbiamo ripetuto molte volte all'interno di questa intervista, una carriera che si è sviluppata e si è spalmata per 48 anni, più di 3 commedie, 2 alcune volte all'interno dell'anno, quindi davvero sarebbe impensabile riassumere in quasi un'ora un lavoro che è durato 48 anni, tantissimi cortometraggi, presentazioni, una vita dedicata all'arte, alla cultura e allo spettacolo. Io ti ringrazio, forse a volte io un pochino esagerato nel dire questa grande Dina Valente, io sono soltanto una donna che ama il teatro e fa di tutto per farlo amare agli altri, questo. Però come già ti ho detto prima, abbiamo avuto si sente nella città, c'è una buona parte, quasi un 90% che ama Dina Valente, vede Dina Valente come un'istituzione e forse siamo stati anche abituati a sentirla e percepire questa grande stima nei tuoi confronti che hanno tutti i cittadini manfredoni, che hanno visto sicuramente anche più di me tutte le commedie tue, quindi hanno una preparazione in campo molto, molto qualificata e superiore, ecco perché possono dare anche un giudizio. Ti ringrazio molto, sei stato veramente molto gentile, ringrazio anche tutto lo staff e non mi resta che dire a tutti venite a vederci dal 7 all'11, noi siamo lì, vi aspettiamo. Vi aspettiamo, aspettiamo tutti i nostri cittadini per questa nuova avventura e questa
commedia che già negli anni precedenti ottenne davvero numerosi consensi. In conclusione, Dina, il nostro programma si chiama Culturalmente Impegnato perché nella vita bisogna essere culturalmente impegnati, certo. E poi se con la cultura in una città come Manfredonia si può mangiare? No, non si può mangiare. No, lo si fa soltanto per passione. E del resto dovrebbe essere così. L'arte non si paga, cioè non puoi vivere soltanto di arte. Poi di solito noi, quelli che facciamo il teatro, abbiamo già un lavoro, quindi lo facciamo per passione. Per passione. Però se un giovane volesse intraprendere la carriera di attore è una strada un po' difficile. Ci vuole molto sacrificio, spirito di sacrificio, molta, molta passione e non bisogna pensare soltanto il denaro, bisogna pensare a quello che bisogna, che si può dare agli altri. Pubblico, al pubblico e a tutti i, sì. telespettatori e spettatori. Almeno io la penso così, io non ho mai fatto per denaro, mai. Ho fatto solo per passione. Se sapessi quante presentazioni ho fatto io senza avere nulla in cambio. Io mi sono, anzi ti dirò una cosa, quando il teatro non c'era ancora nelle scuole, io lo facevo di nascosto dei presidi, facevo lezioni ai ragazzi, poi facevo la rappresentazione alla fine dell'anno, con tanti sacrifici perché andavo il pomeriggio a fare le prove. E adesso invece si paga per fare teatro nelle scuole. Io l'ho fatto quando non si pagava ed era tutto gratis. Però c'è una cosa che davvero posso dire, hai fatto avvicinare davvero tanta gente al teatro. Sì, questo sì. Quindi, lo posso dire con orgoglio, sì. Hai detto che con siamo orgoglio, stati forse... lo posso dire con orgoglio. Tanti ragazzi. Tanti ragazzi, tanta gente che vengono per vedere Dina Valente e poi si sono davvero avvicinati al teatro. Io ti ringrazio. Io per ringrazio questo... te. Per questo bellissimo incontro con una delle protagoniste della cultura sipontina che da 48 anni lavora per una città che si impegna anche per la cultura, perché certo, poi certo. dovremmo essere anche una città culturale. Io spero in tantissime altre tue produzioni, lavori. Speriamo. Speriamo. Di rivederci anche qui. Ti ringrazio tanto. Grazie a Dina Valente. Ciao. E il nostro appuntamento non termina qui perché i nostri telespettatori sono abituati a il vedere venerdì. Le commedie. Sì, ogni dopo, venerdì o sabato. Ogni venerdì e sabato le commedie di Dina Valente dopo il nostro programma. Quindi questa sera dopo lo spazio pubblicitario qui su Manfredonia TV andrà una bellissima commedia del Teatro Stabile della città di Manfredonia, La Cicogna si diverte, di André Roussin, che fu inserita anche all'epoca nei cartelloni del teatro pugliese, della stagione di prosa pugliese. Io vi ringrazio per questo attento ascolto. Culturalmente Impegnato come sempre vi aspetta venerdì prossimo e vi ringrazio per l'attento ascolto di questa chiacchierata con Dina Valente. Ci vediamo venerdì prossimo e questa sera fra pochissimo la commedia nel Teatro Stabile città di Manfredonia, La Cicogna si diverte. Buonasera. That got your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. Just think of all the happy times we'll have.